Una giornata lunga, quella di Enrico Letta, appena sbarcato dagli Stati Uniti, di rientro dal viaggio che aveva lo scopo di rassicurare i mercati internazionali della stabilità economica italiana. E invece le annunciate dimissioni del PDL per salvare il grande capo dalla decadenza il 4 ottobre al Senato, giorno in cui i berlusconiani hanno anche annunciato una manifestazione di piazza a Roma, hanno avuto il merito, si fa per dire, di umiliare il nostro paese. Queste le parole pronunciate dal Premier che, appena atterrato a Roma, ha poi avviato una serie di incontri per capire lo stato delle cose. Verificare la salute del governo fortemente destabilizzato dal comportamento irresponsabile del PDL. Prima il ministro per i rapporti con il Parlamento, Franceschini, che lo ha ulteriormente ragguagliato sulla situazione, e con il segretario del PD, Guglielmo Epifani. Dopodiché con Angelino Alfano, vice premier e tuttora segretario del PDL. Un colloquio breve quello con Epifani, il quale aveva chiesto una verifica di governo durante la direzione del PD che votava compatta le regole per il congresso. Il leader del PD e Democratici Riuniti ha ripetuto che la linea è fissata, il governo ha una via obbligata, dopo aver riferito a Napolitano, aprire in Parlamento un chiarimento risolutivo sulla situazione e in questo il PD sosterrà Letta. Nel frattempo Napolitano, dopo la nota in cui definiva inquietante il comportamento del centrodestra, oggi durante un convegno in memoria dell'economista Luigi Spaventa, alla Bocconi di Milano, non ha perso l'occasione per ricordare che la prassi delle elezioni anticipate è molto italiana e che si è smarrito il senso del confronto civile. Poi i giovani studenti che gli chiedevano se non avesse abbandonato il suo consueto ottimismo di fronte all'attuale delicata fase politica del paese, il Presidente della Repubblica ha risposto: ottimismo come no al pessimismo è giusto, ma ottimismo come ingenuità no. Insomma, Napolitano sa che la strada che ha di fronte a sé è molto stretta e che il governo delle larghe intese potrebbe aver finito già il suo percorso. A rendere ancora più drammatico il clima è la notizia che il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha annullato la visita a Bruxelles prevista per lunedì prossimo, dove avrebbe dovuto incontrare il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy e il commissario dell'Unione europea responsabile per il mercato unico Michel Barnier. Ma lo stesso Letta in conferenza stampa da New York aveva detto di essere pronto a una verifica delle Camere, anche attraverso un voto di fiducia su un documento di iniziativa governativa già da martedì prossimo in Senato. Il Premier vuole andare a un chiarimento al più presto, senza se e senza ma, almeno secondo quanto è trapelato dall'incontro odierno con il leader della maggioranza. A tutti avrebbe assicurato la sua determinazione a portare avanti il percorso di chiarimento che dovrà avvenire al più presto in Parlamento. Ma le mosse da fare il Presidente del Consiglio le ha studiate in un confronto con il Capo dello Stato in serata al Quirinale. Un colloquio durato più di un'ora, durante il quale Letta ha ribadito la necessità di una verifica al più presto in Parlamento.